SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Sono oltre 200 le assunzioni programmate tra personale infermieristico e OSS in Romagna. Una notizia accolta con favore dal momento che la pandemia ha acuito il problema della carenza di organico nella sanità. Intanto sono 1.238 i nuovi casi di coronavirus in regione, 78 i decessi in un giorno. Anche in Italia si inizia a parlare di un arrivo imminente di vaccini anti-Covid. Sono sicuri e sperimentati, rassicura ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei Medici di Forlì Cesena. La Repubblica di San Marino dice sì ai cenoni di Capodanno nei ristoranti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno inoltre consentiti gli spostamenti con le regioni confinanti. È stato pubblicato dall'Agenzia regionale per il lavoro il regolamento per chiedere i rimborsi per chi ha subito danni dalla chiusura del ponte Puleto sull'E45 nel 2019. Si tratta di uno stanziamento da 5,6 milioni di euro. A inizio 2021 sarà pronto lo studentato per chi frequenta l'Università Cesena. La nuova struttura, che può ospitare 90 studenti, è stata costruita dopo l'inaugurazione del campus avvenuta nel 2019. Nella città malatestiana le immatricolazioni sono cresciute quest'anno del 4%. Calcio contro la San Benedettese, il Cesena non potrà schierare gli squalificati Cioffi e Ardizzone. Un altro assente di lusso sarà Lorenzo Gonnelli, il difensore uscito anzitempo dalla sfida di Mantova per infortunio. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro notiziario. Facciamo il punto, come di consueto in apertura, sui casi di coronavirus in regione. Dall'inizio dell'epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 148.974 casi di positività, 1.238 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.567 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi infatti scende ancora, arrivando al 7%. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 210 nuovi casi e dunque prima in regione, poi Bologna 202, Reggio Emilia 178, Modena 148, Rimini 133, Parma 84, Piacenza 74, poi Cesena 50 nuovi casi, Forlì 49 e Imola 37. Si registrano anche 78 nuovi decessi, di cui 36 solo in provincia di Bologna. E dunque buone notizie per quanto riguarda la sanità romagnola. Pare infatti che siano in arrivo 200 nuove assunzioni per ovviare alle carenze in organico. Vediamo il servizio. Nuovi assunti in arrivo per l'AUSL della Romagna, sia per quanto riguarda il personale infermieristico e OSS, sia per i primari. La carenza di organico, già denunciata dai sindacati, si è accentuata in epoca di Covid, anche a causa del maggior lavoro e del personale medico che si è infettato. Quello che auspichiamo è che ci siano dei tempi abbastanza brevi, entro il mese di febbraio, perché i tempi tecnici, perché se andiamo, diciamo, il personale OSS, per il personale OSS c'è una graduatoria ancora in piedi, quindi una graduatoria che può avere ancora 700-800 possibilità di chiamate. Per il personale infermieristico è terminata quella graduatoria che era in piedi,
dovrebbe uscire a brevissimo il bando. Nel frattempo però, visto che ci sono state le lauree del corso di scienze infermieristiche, da un paio di giorni mi risulta che viene già chiamato a colloquio, vengono chiamati i candidati che hanno avuto il punteggio più alto. L'azienda ci aveva dato come termini dei termini molto stretti, anche perché siamo di fronte sia alla questione pandemica Covid, ma anche a quello che potrebbe essere un impatto anche con la sindrome influenzale stagionale. Sono state già decise nuove assunzioni anche per sostituzioni e nuovi incarichi per i direttori delle unità operative. Rimaniamo in tema sanitario, anche in Italia si inizia a parlare di un arrivo imminente dei vaccini anti-Covid. A tal proposito abbiamo sentito il presidente dell'Ordine dei Medici di Forlì Cesena, che ha sottolineato l'importanza di vaccinarsi. Sentiamo. Si legge sul giornale che la prima tranche di vaccini anti-Covid potrebbe arrivare in Romagna dalla seconda alla terza settimana di gennaio. Intanto, cosa pensa dell'arrivo di questo vaccino e quanto ci vorrà secondo lei per poter vaccinare tutta la popolazione? Il fatto che finalmente arrivino i vaccini, o quantomeno una prima trancia di vaccini, è una ottima notizia, perché ce lo siamo detti tante volte, la soluzione definitiva di questa pandemia è proprio la vaccinazione di gran parte della popolazione. Chiaramente è una campagna vaccinale senza precedenti, per cui sarà fondamentale l'organizzazione. Bisognerà che tutto fidi liscio, che non ci siano problematiche di nessun tipo, e questo è appunto un primo step. Le dosi saranno sufficienti per vaccinare categorie di pazienti a rischio, personale sanitario, che è quello che più frequentemente viene a contatto e può essere, ovviamente, si può ammalare. Il passaggio successivo, che si prevede si possa completare comunque entro l'estate, è quello di raggiungere l'immunità di gregge. Sarà fondamentale una campagna informativa adeguata. Questa campagna vaccinale sarà ovviamente facoltativa, per cui sarà importante che la popolazione sappia l'importanza del vaccinarsi e che sia informata sul fatto che comunque questi vaccini sono assolutamente sicuri e ben sperimentati. La Repubblica di San Marino dice sì ai cenoni di Capodanno nel ristorante. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno inoltre consentiti gli spostamenti con le regioni confinanti. Ha ottenuto grande visibilità e anche parecchie approvazioni la proposta del segretario di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino, Roberto Ciavatta, di far pagare le spese sanitarie a chi non si vaccinerà contro il coronavirus. Il governo del Titano prenderà una decisione definitiva mercoledì. San Marino potrebbe così diventare il primo stato al mondo a raggiungere l'immunità di gregge. Ma ci sono anche altre decisioni da prendere per il Congresso di Stato e riguardano le festività natalizie. Ad oggi risulta che San Marino concederà, come fatto finora, più libertà rispetto all'Italia. I ristoranti continueranno a rimanere aperti anche la sera, con un massimo di 4 persone per tavolo, anche per il cenone di Capodanno, che sarà accompagnato da spettacoli e fuochi d'artificio nell'antico borgo. Dal 21 dicembre al 6 gennaio poi, quando in Italia ci si potrà muovere solo all'interno delle regioni, saranno consentiti gli spostamenti tra il Titano e le regioni confinanti, ovvero Marche ed Emilia-Romagna. Questo può far pensare a possibili migrazioni dai territori vicini, ma ci sarà l'obbligo per gli italiani di rientrare a casa entro le ore 22. Alcuni hotel sammarinesi però stanno promuovendo pacchetti ad hoc per l'ultimo dell'anno. Rimarranno vietati gli spostamenti da e per San Marino nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno. Il Congresso intanto resta a guardare, perché se l'Italia nei prossimi giorni opterà per un approccio più rigido per le festività, come stanno facendo altri paesi europei, allora anche il Titano potrebbe cambiare registro. La cronaca aveva attirato l'attenzione delle volanti di Rimini con il suo atteggiamento sospetto. Un 21enne albanese irregolare
sul territorio nazionale, è stato arrestato a seguito della perquisizione domiciliare da parte della polizia locale. All'interno della sua abitazione è stata individuata una serra di marijuana e un barattolo con 3,3 kg di marijuana, appunto, immersa nell'alcol. Tale stupefacente, chiamato in gergo Green Dragon, è un concentrato liquido ottenuto facendo macerare la marijuana essiccata in alcol per diverse settimane. Il liquido crea un effetto stupefacente maggiore dovuto al mix di alcol e droga. Successivamente è stato anche rinvenuto un Rolex del valore di circa 6.000 euro, del quale il giovane non sapeva fornire alcuna giustificazione. Il 21enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione dell'orologio Rolex. È stato pubblicato dall'Agenzia regionale per il lavoro il regolamento per chiedere i rimborsi per chi ha subito danni dalla chiusura del ponte Puleto nel 2019. Vediamo allora come fare per ottenere i ristori. 5 milioni e 600 mila euro da dividere all'80% tra i lavoratori dipendenti e al 20% tra i lavoratori autonomi. Queste le cifre degli aiuti previsti dalla Regione per chi dal 16 gennaio al 15 luglio 2019 è stato danneggiato economicamente dalla chiusura del Ponte Puleto, il grande viadotto sull'E45 che collega la Romagna con la Toscana, il cui blocco all'epoca ha di fatto tagliato in due i trasporti in mezza Italia. I fondi necessari ai rimborsi erano già stati stabiliti un anno fa con il decreto crescita. Ora l'Agenzia regionale per il lavoro ha pubblicato sul suo sito le regole per accedere agli aiuti, definiti con un'intesa tra la Regione e le parti sociali. Chi potrà fare domanda? Innanzitutto i lavoratori dipendenti, impossibilitati del tutto o in parte a prestare la loro attività a causa della chiusura del ponte e per i quali non è stato possibile accedere agli ammortizzatori sociali. A loro va il grosso della torta, circa 4 milioni e mezzo. L'indennità verrà calcolata con un importo orario di 11,60 euro per un massimo di 6 mesi. Poi ci sono i lavoratori autonomi che hanno subito una perdita di fatturato o una sospensione dell'attività lavorativa per almeno 32 ore. A loro va un contributo di 15.000 euro. Dipendenti o privati che siano, per accedere agli aiuti, i lavoratori devono avere sede nei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano o Sant'Agata Feltria. La domanda si potrà fare tramite posta elettronica certificata non oltre la data del 21 febbraio 2021. Successivamente l'Agenzia del Lavoro si occuperà di esaminare le richieste e di approvare l'erogazione dei contributi entro il 1° di aprile. In tribunale a Forlì è stata pronunciata la sentenza di responsabilità penale per il reato di diffamazione di alcuni aderenti di Forza Nuova che il 5 febbraio del 2017, durante la celebrazione di un'unione civile, avevano inscenato un funerale nella piazza municipale di Cesena divulgando messaggi denigratori nei confronti di una coppia. I condannati, che avevano sfilato di fronte agli uniti civilmente e ai loro ospiti portando in spalla una bara con l'iscrizione Matrimoni Gay Funerale d'Italia, avevano anche affisso manifesti funebri con i quali la coppia avrebbe dato notizia della fine della civiltà, delle nostre tradizioni e della famiglia naturale. È stato riconosciuto in favore di Rete Lanford il diritto a un risarcimento del danno quantificato in 1.000 euro, oltre alla condanna al pagamento delle spese di giudizio. E la Regione Emilia-Romagna ha deciso di investire in una campagna di sensibilizzazione sulla guida sicura del monopattino, un mezzo di trasporto sempre più utilizzato, talvolta però in maniera scorretta e pericolosa. Ancora non esistono statistiche precise sull'incidentalità riguardante il monopattino. Quest'anno però, nella sola area metropolitana bolognese, sono stati registrati 23 accessi al pronto soccorso per incidenti avvenuti con il monopattino e che hanno coinvolto utenti di tutte le età. La Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, ha deciso di investire in una campagna di sensibilizzazione volta al corretto uso di questo recente mezzo di trasporto elettrico con opuscoli e comunicazioni social e con un video curato dall'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale. E credo che la mobilità dopo la pandemia non potrà più essere la stessa di prima e dovrà essere sempre di più una mobilità che privilegia la sicurezza dei mezzi, la sostenibilità ambientale dei mezzi. Questo deve valere naturalmente per tutte le tipologie di mezzi, non solo ovviamente per le due ruote o per i monopattini, ma anche ad esempio per il trasporto pubblico locale. In vista del ritorno delle scuole in presenza, la Regione sta pianificando, ci può dire qualcosa in più su come intende rendere più efficiente il trasporto pubblico locale? Siamo impegnati insieme al mondo della scuola, ai comuni, alle aziende del trasporto pubblico, alle agenzie,
a definire prima di Natale un piano regionale per la ripartenza delle scuole superiori al 75%, col 50% della capienza, perché si sono resi disponibili nuovi mezzi da parte dei consorzi privati e quindi probabilmente aumenteremo ancora di circa 150 unità, sono già i 350 aggiuntivi che abbiamo messo a disposizione a partire dal 14 settembre. Sono aumentati del 4% gli iscritti all'Università di Cesena in questo anno accademico. Dopo l'inaugurazione del campus avvenuta nel 2019, si attende ora quella dello studentato che arriverà a breve. Sono circa 4.700 gli studenti iscritti all'Università di Cesena, che anche quest'anno ha registrato un segno più sul numero delle nuove immatricolazioni. L'aumento è del 4,4%, una crescita che conferma un trend positivo in un anno nel quale non ci si attendeva grandi cambiamenti. Pensavamo di rimanere nei numeri dell'anno precedente, invece segniamo un ulteriore segno più davanti alla cifra degli nuovi immatricolati e questa è un'ottima notizia. Lo scorso anno l'aumento degli immatricolati era stato a due cifre, più 11%, merito anche dell'inaugurazione del campus, che aveva creato una forte domanda. Si spera che avvenga la stessa cosa con lo studentato, che è in via di ultimazione. Le chiavi potrebbero essere consegnate a gennaio e il rettore Ubertini ha fatto sapere che sarà presente all'inaugurazione. Bisognerà aspettare però l'autunno prossimo per l'assegnazione delle camere, che saranno in tutto 56 e che potranno ospitare circa 90 studenti. Prima settimana di giugno si dovrebbe trasferire nei due piani, primo e secondo piano, la biblioteca centralizzata di campus, che attualmente è qua in via provvisoria nel primo edificio del lotto. Quindi, con il prossimo anno accademico dovremo ospitare finalmente dal vivo, diciamo, il ritorno dei nostri studenti a popolare tutti i nostri edifici, studentato compreso. Parliamo di politica ma anche di economia, si avvicinano le elezioni amministrative del 2021 che riguardano anche Rimini. Dopo 10 anni del sindaco Andrea Agnassi abbiamo chiesto a Confesercenti quale città si immagina per il futuro. Il 2021 vedrà una nuova amministrazione comunale a Rimini. Gli esercenti che cosa si aspettano? Quale nuovo indirizzo dovrà seguire la prossima amministrazione? Quali sono le vostre richieste? La nuova amministrazione che dovrà prendere il posto dell'attuale dovrà viaggiare su due binari. Uno, il binario dal punto di vista sanitario, che quello purtroppo forse ci accompagnerà per tutto il 2021. L'altro dal punto di vista di investimenti, che il primo è investimenti molto forti dal punto di vista turistico, nel senso sia di promozione, chiaramente promozione legata a una visione di territorio che deve creare dal punto di vista sanitario un'eccellenza e dal punto di vista di serenità e di tranquillità di territorio ancora di più. Ecco, si è investito molto nella riqualificazione del centro storico, adesso sta procedendo i lavori anche sul lungomare, bisogna proseguire in questa direzione secondo voi o bisogna guardare di più anche ai quartieri, alla periferia? Allora, si è investito, se vogliamo essere onesti, anche nelle periferie, perché abbiamo visto il lungomare di riserva, abbiamo visto parecchio Torre Pedrera, però sicuramente la città va vista a 360 gradi, questo è sicuro. Quello che noi ci suggeriamo di dire, suggeriamo alla nuova amministrazione di intervenire dal punto di vista dei parcheggi nel centro storico, nelle vicinanze del centro storico, nelle vicinanze del lungomare. Dopo mesi di discussione in Consiglio Comunale è arrivata l'approvazione della delibera per la convenzione tra Comune di Forlì e Serinar a sostegno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Dopo un lungo dibattito in Consiglio Comunale dato da una frattura tra maggioranza e minoranza è stata approvata quasi all'unanimità la delibera per la convenzione ventennale tra Comune di Forlì e Serinar sul progetto Romagna Salute. Si tratta dell'atto che determina somme e forme dell'investimento pubblico e privato a favore del consolidamento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì e che permetterà l'erogazione di 11.250.000 euro in 20 anni. È quanto si legge sulla stampa locale.
Dopo la frattura del primo voto avvenuto lo scorso mese di febbraio, dove il centro-sinistra aveva sollevato pareri contrari, è arrivato infine il parere favorevole di PD e Italia Viva, mentre si sono astenuti Movimento 5 Stelle e Forlì e Co., lista dell'ex candidato a sindaco e consigliere Giorgio Calderoni. Il contributo del Comune arriverà come apporto di capitale consortile a Serinar, che si troverà nei prossimi due decenni ad amministrare per sostenere Medicina Forlì più di 30 milioni di euro, 14 milioni dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, 11 milioni 250 mila euro del Comune di Forlì e circa 6 milioni da donatori privati. Le somme, che arriveranno annualmente, andranno a sostenere spese per lo sviluppo del corso di medicina e i servizi connessi con rendicontazione annuale. Nella convenzione viene specificato che le spese autorizzate per l'impiego del contributo comunale saranno destinate agli spazi didattici, all'allestimento dei laboratori, l'acquisto di strumentazione ed azione a sostegno degli studenti, mentre i più di 20 milioni giunti da fondazioni privati verranno utilizzati per il sostegno del costo del personale, docenti e personale tecnico-amministrativo. È arrivato il momento dello sport, la linea passa a Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Parliamo di calcio, Lorenzo Gonnelli sarà uno dei grandi assenti sabato pomeriggio quando il Cesena tornerà a giocare all'Orogel Stadium di Manuzzi. Il difensore si è infortunato durante la gara di Mantova e si teme una lesione muscolare. Il rientro non sarà prima di gennaio, andiamo a vedere. Primi 15 minuti, anzi diciamo pure 20, due gol, atteggiamento indiscutibile, non avete fatto giocare il Mantova, sì. E siete stati cinici nel momento giusto. Eh? Sì, siamo stati bravi, credo, ad impattare subito bene la partita, siamo stati bravi a portarla subito dalla nostra parte. Come hai detto te, i primi 20 minuti penso abbiamo fatto molto bene. Poi dopo abbiamo incominciato a calciare, abbiamo incominciato a giocare un po' meno e lì è venuto fuori il Mantova, che ci sta anche che sotto 2-0 in casa venga fuori un po' alla lunga. Però siamo stati bravi a soffrire e poi il secondo tempo abbiamo fatto altri due gol. Voi non li avete visti, ma... No, beh, un pochino sì, dai, non buttiamoci giù, un pochino sì. Ma ce lo prendiamo tutto questo risultato, anche se 4-0 è bugiardo, no, certo. Diciamo. Il punteggio è bugiardo. Il punteggio è bugiardo, però i tre punti ce li prendiamo volentieri. Vediamo un attimo la grafica, naturalmente, perché parliamo di una squadra, caro Lorenzo, che sta molto bene, ambiziosa, con un allenatore, Mauro Zironelli, che avrà il dente avvelenato perché lo scorso anno è saltato dopo aver perso qui con il Modena, proprio contro il Cesena un anno fa, non perde praticamente mai. Tre sconfitte, la curiosità, dopo 7 risultati utili ha perso domenica col Matelica, aveva perso la prima giornata con il Carpi, significa che nelle 13 partite centrali ha perso una volta. Tradotto? Tradotto è una squadra tosta, è una squadra che, come hai detto te, ha perso in casa col Matelica, quindi avrà voglia di rifarsi a Cesena, ma dovrà trovare duro, come dico io, perché dovremo farci trovare pronti e non pensare ai 7 risultati utili consecutivi che abbiamo fatto, perché quello che in questo giochino, quello che è fatto ieri non conta più, conta sempre l'oggi e il domani. Andiamo in Serie D e ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Il Forlì FC sospende l'attività sportiva agonistica della prima squadra fino al 21 dicembre. Il club biancorosso ha preso questa drastica decisione dopo il propagarsi nel gruppo squadra del Covid-19. Al momento sono 7 i tesserati positivi e a questi si sono aggiunti 2 giocatori con sintomi influenzali che nelle prossime ore effettueranno il tampone molecolare. Lunedì prossimo l'intero gruppo effettuerà i tamponi rapidi per riprendere in sicurezza gli allenamenti. Parliamo ora di basket. I Raggi Solari Sfenza hanno dettato legge contro i Tigers, centrando il secondo successo stagionale in Serie B. Uno dei protagonisti in campo è risultato Giacomo Filippini. Giacomo Filippini, derby con Cesena, 79-61, forse non ve lo immaginavate neanche, quasi un sogno, scherzo ovviamente perché l'avete strameritata. Sì, è una partita che volevamo vincere, per forza, visto l'andazzo che hanno andato le prime due con loro, appunto quella di Supercoppa e quella del torneo a Bologna, ci tenevano tantissimo, abbiamo lavorato molto su di loro, su di noi, e il risultato secondo me rispecchia abbastanza giusto.
Ecco, se avete provato all'inizio, anzi nel secondo quarto, a dare la spallata qualche volta, poi al terzo quarto invece avete avuto un'inerzia incredibile. Dimmi un po' com'è andata la partita dal campo. Loro sono una squadra molto forte, quindi riuscire a portarla via fin da subito era, quello sì, un sogno. L'importante era dare uno stacco, riuscire a mantenerlo, ogni volta che avevano un calo riuscire a prendere qualche punto in più, che è quello che abbiamo fatto. Ecco, una bella prova di forza anche oggi. Sì, sì, soprattutto mentale, più che fisica. Ecco, sabato si va a Domegna, quanto è importante aver vinto in questa maniera il derby? Tanto, ma perché ci dà la certezza che abbiamo un piede fra le grandi di questo gironcino. Dobbiamo sicuramente convincerci che possiamo andare là e vincere come abbiamo vinto questa partita. Hai una dedica particolare? Ai miei compagni, sempre ai miei compagni. Queste cose si fanno per la squadra e si resta con loro, non è che cosa che conta. È tutto per lo sport, Elisabetta, te la linea. Grazie Marco, ora sentiamo insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di giovedì risulterà per lo più grigia su quasi tutta l'Emilia-Romagna. Infatti in Emilia i cieli risulteranno compatti, quindi grigi, con qualche banco di nebbia a risveglio sulle basse pianure al confine con Lombardia e Veneto e qualche debole piovigine sull'Appennino emiliano al confine con la Toscana. Maggior probabilità di qualche timida schiarita invece tra Bolognese e specialmente la Romagna nel corso della giornata. La ventilazione si presenterà debole, il mare quasi calmo. Per quanto riguarda le temperature minime, saranno comprese tra meno 1 e più 4 gradi, i valori massimi compresi tra 8 e 11 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E prima di chiudere un aggiornamento, una notizia arrivata da poco in redazione, una tragedia della strada nel tardo pomeriggio a Riccione, un uomo di 83 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato investito da un'auto in viale Veneto. L'auto, una Fiat 500, era condotto da un uomo dell'82, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, l'impatto è stato molto violento, l'auto ha preso in pieno l'anziano che è stato sbalzato a terra, le condizioni sono apparse subito disperate, è stato trasportato con massima urgenza all'ospedale Ceccarini dove è espirato poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di rito. Bene, è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Su tr24.it trovate come sempre tutti gli aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo. Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.